Mediterraneo, il mare che sta in mezzo alle terre. Con 26 stati e 3 continenti che si affacciano sulle sue coste, il Mediterraneo è uno dei mari economicamente più sfruttati al mondo. Nonostante i tentativi dell'Unione Europea di razionalizzare il settore della pesca, i dati sulle risorse ittiche e la conservazione degli ecosistemi marini sono preoccupanti. L'80% degli stock ittici si trova in uno stato di sfruttamento non sostenibile. Le specie che vivono vicino al fondo sono pescate quasi 4 volte oltre il massimo sostenibile. Anche i crostacei e i pesci di acque libere sono sfruttati ben oltre il limite biologico. I dati parlano chiaro. Dopo una crescita continua fino alla metà degli anni 90, oggi nel Mediterraneo si pesca la stessa quantità di pesce degli anni 70. Nonostante nel Mediterraneo la pesca a strascico sia praticata solo dall'8% delle imbarcazioni, lo strascico è il sistema di pesca economicamente più redditizio, che raccoglie da solo il 46% dei ricavi dell'intero settore. Il problema è soprattutto nel tipo di pesca, più che nel quantitativo di pesce pescato. Nella pesca a strascico, la rete viene calata in mare e poi trainata dalla barca. La parte di rete a contatto con il fondo è in genere armata di piombi o catene ed è quella che arreca maggior danno distruggendo l'habitat e catturando tutti gli organismi che incontra. Mediamente, oltre il 30% del pescato viene scartato perché è troppo piccolo o appartenente a specie non commestibili o di scarso valore commerciale. È come vendemmiare con una ruspa. Sicuramente si porta a casa l'uva, ma le vigne, prima o poi, finiscono. Ma cosa c'è esattamente nei fondali marini interessati dalla pesca a strascico? Perché dei fondali fangosi o sabbiosi sono così importanti? Gli ambienti coralligeni, con la loro biodiversità e la forte attrattiva turistica, sono nell'immaginario collettivo gli habitat da tutelare per definizione. Eppure, i fondi mobili, dove avviene la pesca a strascico, non sono distese desolate di sabbia, ma degli ecosistemi complessi, popolati da organismi fondamentali per la conservazione degli stock ittici. Quando si vengono a formare o a sviluppare grosse spugne o colonie di idrozoi o gorgonie che si sviluppano su questi fondi mobili, ecco che attorno a loro numerosi organismi riescono a trovare le condizioni ottimali per insediarsi, crescere, svilupparsi e riprodursi. L'alterazione di questi ambienti comporta effetti a cascata ancora in gran parte sconosciuti, ma che hanno come risultato una graduale ma costante riduzione della biodiversità locale. Ma come è possibile osservare questi ambienti in prima persona? Con la possibilità di immergersi nella zona mesofotica o Twilight Zone, ovvero nella fascia batimetrica tra i 50 e i 120 metri, le immersioni tecniche stanno influenzando anche gli studi scientifici. L'osservazione diretta degli habitat sottomarini permette di raccogliere informazioni molto più dettagliate rispetto alle tecniche tradizionali. Ora che ci sono gli strumenti, serve un luogo dove visitare facilmente questi fondali.
La piccola isola di Giannutri è la più meridionale delle isole toscane e fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano dal 1996. L'isola è un buon osservatorio di ambienti marini intatti, perché il divieto di pesca, fino a 3 miglia dalla costa, ha perfettamente conservato gli habitat profondi. La particolare morfologia dei fondali dell'isola permette ai subacquei tecnici di raggiungere questi habitat in modo piuttosto semplice. È proprio nei fondali che degradano dalla base delle pareti che facciamo le prime scoperte. Quella che i subacquei chiamano comunemente sabbia, in realtà è qualcosa di molto più complesso. Il cosiddetto detritico costiero. Gli organismi che vivono in parete costruiscono spesso scheletri calcarei. Alghe coralline, molluschi, coralli, briozoi e vermi, quando muoiono, lasciano il loro scheletro, che poco a poco si frammenta e si accumula sul fondo. Nel corso di migliaia di anni, tali scheletri hanno creato un habitat particolare, formato da sedimenti, la cui grana grossolana è perfetta per dare vita al merl. Il merl è composto da alghe coralline che, accrescendosi su piccoli granelli di sabbia e rotolando continuamente in seguito alle correnti presenti sul fondale, sviluppano queste forme di crescita molto particolari che, incastrandosi l'una nell'altra, creano una grande porosità del fondale. Questa porosità permette a forme giovanili e forme larvali di trovare rifugio inizialmente e ad altre specie predatrici di trovare qui eventuali risorse alimentari. Storicamente in Bretagna, nel nord della Bretagna, i contadini raccoglievano grandi quantitativi di queste alghe corallinacee che venivano spiaggiate e le utilizzavano come fertilizzante. Quindi c'è stato negli anni un grosso sfruttamento di questa risorsa, che è una risorsa che oggi abbiamo capito essere una risorsa difficilmente rinnovabile. Queste alghe si sviluppano in centinaia e migliaia di anni, quindi il depauperamento di questi letti a merl chiaramente impoverisce notevolmente l'ambiente marino. I fondi a merl ospitano una fauna poco conosciuta ma di grande valore ecologico, ricca di filtratori, in particolare cnidari. Il filum degli cnidari è estremamente importante quando vogliamo parlare degli organismi che si sono specializzati a vivere negli ambienti di fondi mobili, perché è un filum estremamente plastico, quindi gli organismi hanno sviluppato nel corso dell'evoluzione adattamenti esclusivi che devono permettere agli organismi di stabilizzarsi su un fondale mobile e quindi poter sfruttare il materiale sospeso trasportato dalle correnti senza essere allontanati dalle correnti stesse. La Lithocarpia myriophyllum è il più grande idrozoo del Mediterraneo e molto comune a Giannutri, alla base delle pareti tra i 50 e i 60 metri. Le colonie, in alcuni punti, formano delle vere e proprie praterie. Questo organismo coloniale presenta delle ramificazioni laterali, dette anche stoloni, che si accrescono sia verso l'alto che verso il basso per ancorarsi al fondo. Questo sistema di stoloni stabilizza il substrato circostante, aumentando quindi la possibilità anche per altri organismi di sfruttare questo ambiente per stabilizzarsi e insediarsi. Sulla parte emersa possiamo osservare numerosi piccoli polipi, che sono in realtà delle piccole bocche, che permettono all'animale di trattenere le particelle trasportate dalla corrente e alimentarsene. L'animale produce grandi quantitativi di muco che permettono quindi di agglutinare questo materiale sospeso, alimentarsi della parte utile all'animale e allontanare la restante parte dei sedimenti che non contengono sostanze di interesse per l'idrozoo.
Un altro organismo tipico dei letti di Merl di Giannutri è il Veretillum cinomorium. Anche le colonie di Veretillum presentano una parte che penetra nei sedimenti, ma non troviamo più il fitto intreccio di stoloni simili a radici della litocarpia, piuttosto una struttura unica che sostiene la parte emersa. Altro aspetto interessante del Veretillum è che comunque è un animale in grado di muoversi, anche se non con una grande mobilità, però è in grado in qualche modo di spostarsi, e questo potrebbe spiegare la variazione del rapporto tra maschi e femmine che ogni tanto è stata documentata per questa specie. I polipi hanno forme e compiti differenti all'interno della colonia. I grandi polipi possono espandersi per oltre 5-6 cm ed hanno il compito di intercettare il nutrimento, mentre altri polipi più piccoli, disposti verticalmente in modo ordinato, regolano l'espansione e la contrazione della colonia. Il Veretillum può emettere bioluminescenza. Il significato di questa emissione non è ancora del tutto noto. Un'ipotesi è che possa comunque facilitare l'alimentazione per i polipi del Veretillum, che con questo, emettendo luce, possono in qualche modo attirare eventualmente le prede a profondità dove la luce non è particolarmente intensa. A Giannutri, i Veretillum condividono lo spazio con un altro alcionario tipico di questi fondali, le pennatule. Le pennatule, come già il Veretillum, si adattano ai fondi mobili sviluppando un fittone, no? Una sorta di carota, tipo una carota con la quale riescono a penetrare i sedimenti e mantenere in posizione verticale il resto della colonia. A differenza del Veretillum, i polipi sono orientati in relazione alla corrente dominante. Questo animale è in grado di avere i polipi posizionati su un lato dell'animale ed è in grado di orientarsi, quindi di ruotare per mettersi sempre in maniera perpendicolare alla corrente dominante e poter quindi dare ai polipi la massima possibilità di catturare le particelle trasportate dalla corrente. Ma la palma dell'animale più elusivo dei fondali mobili dell'isola spetta sicuramente alla Funiculina quadrangularis, una pennatula che a Giannutri si osserva solo oltre i 90 metri di profondità, dove i sedimenti grossolani lasciano il posto ai fondi fangosi compatti. La Funiculina può formare popolazioni molto abbondanti, molto dense, con colonie maschili e femminili e con le femmine che presentano uova in varie fasi di sviluppo che vengono liberate generalmente durante il periodo invernale. Nell'Adriatico la presenza di Funiculina quadrangularis è spesso associata alla presenza dello scampo o del nasello. La pesca a strascico danneggia particolarmente gli ambienti che ospitano la Funiculina quadrangularis, quindi tutte le specie a portamento eretto, compromettendo quindi l'integrità di habitat estremamente importanti anche per le specie commerciali. A Giannutri, durante il periodo estivo, si assiste ad impressionanti eventi riproduttivi di crostacei eufasiacei, ovvero il cosiddetto krill, il cibo principale di tutti gli organismi che si nutrono di plancton, come le mante, lo squalo elefante e le balene. Nonostante la spettacolarità, il fenomeno passa praticamente inosservato alla gran parte dei subacquei, perché a Giannutri il krill appena nato sosta in prossimità dei fondi a Merl, tra i 50 e i 60 metri di profondità.
Aver individuato le zone dove il krill praticamente si sviluppa e si accresce è estremamente importante. È un'osservazione che fino ad oggi non era mai stata fatta e quindi sottolinea ancora una volta l'importanza di mantenere l'integrità di questi ambienti profondi, proprio per creare quella microcomplessità ottimale per proteggere le uova di krill nelle prime fasi di sviluppo. L'importanza dei fondi mobili risiede soprattutto nel fatto che rappresentano il collettore finale di tutti i processi che avvengono sulla terraferma e nella zona costiera. Compromettere questi ambienti vuol dire compromettere il sistema di depurazione principale dei nostri oceani. Quindi aver trovato in zone protette ambienti ancora estremamente integri ci suggerisce come la protezione sia adeguatamente gestita possa effettivamente mantenere l'integrità in ambienti che hanno che ospitano organismi secolari o millenari addirittura, permettendoci quindi di avere a disposizione dei laboratori naturali dove poter studiare come dovrebbero essere gli ambienti se non fossero stati danneggiati dall'attività dell'uomo, mettendoci quindi nelle condizioni eventualmente di intervenire con adeguati programmi anche di restauro degli ambienti sommersi.